contenti che finalmente si abbiano questi PUC, i progetti di utilità collettiva, che riguardano tutto il distretto di Sei, di cui Ribera è il comune capofila, che vedrà impegnata a regime circa 165-170 soggetti che si occuperanno di vari progetti che vanno dalla pulizia delle strade e delle piazze alla pulizia degli uffici comunali e ad supportare ed aiutare gli uffici della manutenzione comunale e che vedrà impegnati i soggetti che percepiscono l'assegno di inclusione. È un'importante ricaduta sociale che sicuramente avrà risvolti positivi sia per i beneficiari di questi assegni e di questa indennità sia per la comunità. Voglio ringraziare tutti coloro che si sono impegnati perché questo progetto, una volta ottenuto il finanziamento, venisse messo a terra, come si suole dire, a partire dall'assessore Miceli, all'assessore Ramo, all'assessore al personale Giuseppe Sgro, ma anche gli uffici dei servizi sociali e i funzionari del centro dell'impiego che hanno fatto in questi mesi tanti colloqui, hanno sentito tanti percettori di questa assegna per poter scegliere le figure che avevano le maggiori attitudini per garantire un servizio efficace di cui la città potrebbe andare fiera ed essere orgogliosa. Un grande progetto che ha come obiettivo non soltanto quello di creare un servizio di pubblica utilità sul territorio, quindi la cura, la prevenzione, la pulizia e il decoro del nostro territorio, ma anche un altro grande significato sociale, che è quello di dare la possibilità ai beneficiari, ai soggetti ADI o SFL, di mettere in campo le proprie competenze, considerarsi soggetti attivi di una politica attiva che presta un servizio concreto sul proprio territorio di appartenenza. In questo momento parte il progetto nella giornata di oggi e parte a ranghi ridotti, perché in questo momento abbiamo a disposizione circa 50 soggetti che hanno già fatto il corso della sicurezza con una delle due APL che sono state incaricate da parte del comune di gestire tutto il servizio, perché chiaramente il comune è sotto organico e quindi si è preferito affidarlo esternamente a chi già questo lavoro lo fa e lo segue da tanto tempo. Quindi le due APL in questo momento stanno partendo, hanno acquistato i materiali, hanno acquistato i DPI, hanno iniziato a fare i corsi sulla sicurezza, per cui i primi 51 hanno finito i corsi e oggi effettivamente iniziano le attività, per cui hanno firmato il registro, gli è stato spiegata l'attività lavorativa che andranno a svolgere e sono stati forniti anche di casacchine, perché avranno tutti quanti una casacchina gialla con tutte le scritte istituzionali che fanno parte del progetto PUC in questione, e avranno anche un tesserino per essere riconoscibili di fronte alla cittadinanza. Per quanto riguarda la nostra città, quindi Ribera, noi a regime avremo a disposizione 100 persone che abbiamo suddiviso in questo modo: l'80%, quindi 80, si occuperà di pulizia delle strade, del centro urbano e delle località balneari annesse le spiagge. Il 20%, quindi 20 persone, si occuperanno invece di viabilità, manutenzione, quindi andranno in supporto al nostro ufficio manutenzione, e pulizia degli uffici comunali. Per quanto riguarda la pulizia esterna, questo è un progetto al quale noi teniamo molto, era nel piano, nel programma elettorale del sindaco Ruvolo, l'attivazione degli operatori di quartiere. Ribera è una città molto difficoltosa anche sotto questo aspetto, nel senso che è estesa, è una città molto ampia, quindi abbiamo cercato di suddividere la città in quartieri, in zone, all'interno della quale inseriremo diverse unità. Le zone interessate praticamente sono quasi tutte, quindi tutto il centro storico, il Corso Umberto, via Le Garibaldi, via Roma, le strade limitrofe, la via Marconi, poi abbiamo inserito le piazze, il nostro cimitero, gli impianti sportivi, i parco giochi, quindi abbiamo cercato di sviluppare un programma che interessi tutta la città.